Un'intera città in festa a Soverato per la seconda edizione della Notte dell'Ippocampo. A partire dalle 20 di una tranquilla serata di ottobre, le zone principali della cittadina ionica, suddivise in 10 aree, si sono animate con musica, sport, enogastronomia, luci, colori e negozi aperti fino a tardi. Dopo l'edizione dello scorso anno e sulla scia delle manifestazioni estive che hanno registrato un'ottima partecipazione di pubblico, la macchina organizzativa della Notte dell'Ippocampo si è messa nuovamente in moto per offrire alla città e al comprensorio un momento di svago e di festa. L'iniziativa è stata organizzata dall'amministrazione comunale con il supporto di associazioni di volontariato e cittadini che hanno offerto gratuitamente un contributo prezioso per ridare vita alla città in una lunga notte di ottobre che, nonostante qualche attimo di pioggia, ha saputo offrire diversi momenti di intrattenimento per grandi e piccoli. Su Corso Umberto, spazio alle sfilate di moda per Miss Notte dell'Ippocampo, ma anche alle esibizioni di danza di ben 6 scuole del comprensorio. Andando avanti, momenti dedicati allo sport, alla musica e al cabaret, con artisti di strada illuminati a festa. La piazza centrale della città è stata adibita a zona food con musica etnopopolare. E ancora una zona DJ set rotation dedicata ai più giovani ed esibizioni di tango dedicate ai più passionali. Molto soddisfatto il sindaco di Soverato Ernesto Alecci, che ha pubblicamente ringraziato quanti hanno coadiuvato il consigliere con delega al turismo, cultura e spettacolo Emanuele Amoruso nell'organizzazione dell'evento, che è stata una vera e propria festa per tutto il comprensorio. Rossella Galati per la CNews 24.